Ci avviciniamo all'estate, il mese di luglio è alle porte, e tutti si domandano, cosa ci riserverà il tempo? Lasciamo finalmente i nostri ombrelli e giacchetti in un angolo per goderci il sole, o dobbiamo tenerli a portata di mano? Dopo un maggio passato a danzare con gli ombrelli e un giugno che ha seguito lo stesso ritmo, l'attenzione si sposta verso le prossime settimane. Luglio, il mese in cui una miriade di italiani si appresta a partire per le vacanze, potrebbe portare il tanto agognato caldo e sole oppure potrebbe costringerci a mantenere una presenza costante di impermeabili e ombrelli nelle nostre valigie. A fianco al rinomato meteorologo del Buonasera, ci immergiamo nelle previsioni e nelle tendenze a lungo termine per cercare di delineare il quadro meteorologico del prossimo mese. Non sembra molto probabile che luglio seguirà fedelmente la strada intrapresa da questi primi 15 giorni di giugno, ma nulla è da escludere categoricamente. Gli esperti del settore sembrano propendere per un mese umido, superiore alla media. Non stiamo parlando di piogge costanti, piuttosto di rovesci sporadici ma intensi. Quindi, potremmo godere di momenti di sole e caldo, intervallati da temporali improvvisi e violenti che potrebbero portare il maltempo a più riprese. Ricordiamo che luglio raramente delude, tranne in rarissimi casi. Tuttavia, quest'anno potrebbe contraddire le aspettative, risultando in netta controtendenza rispetto al 2022. Vale la pena ricordare che l'anno scorso l'estate è stata infernale, e quindi, una differenza rispetto all'anno precedente potrebbe essere un segno positivo per coloro che desiderano godersi le vacanze senza stress eccessivo. Il suggerimento per tutti è di scegliere destinazioni che possano adattarsi a un clima variabile e di tenere un occhio sulle previsioni meteo. Ma per gli amanti del caldo e del sole, non perdiamo la speranza, agosto potrebbe ancora riservarci giornate serene e torride. Però, dovremo aspettare ancora qualche settimana per saperlo con certezza.